Allora, benvenute, siamo tutte donne, ne vado orgogliosa e iniziamo questa avventura. Vi ringrazio di aver deciso di condividere con noi questa ora di pomeriggio. La nostra intenzione è quella di presentarvi alcune attività che possono essere utilizzate proprio nei primi giorni di scuola, quindi quelle che comunemente vengono chiamate attività per l'accoglienza. E abbiamo preparato oggi tre tipi di attività. Un'attività per l'infanzia, una per la primaria, tra di loro molto simili, ma declinate in maniera leggermente diversa. Un'attività invece per la scuola e un'attività invece per la scuola secondaria. E le attività per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria sono attività che ho sperimentato io quest'estate, grazie a una collaborazione che Diario Visivo ha attivato con un comune e che appunto mi ha dato la possibilità di fare questi laboratori per i bimbi. E invece il laboratorio che verrà presentato da Elena e Arianna per la scuola secondaria è il frutto proprio del loro lavoro e quindi di una progettazione che loro hanno svolto durante il corso avanzato di Diario Visivo che si è tenuto qui a finale il mese scorso dal 23 al 25 di agosto. Mi piace innanzitutto dire due parole sul diario visivo, che cos'è, quali sono i suoi obiettivi. Diario visivo è un metodo, io parlo di metodo perché è un percorso che attua diverse strategie e che ha un obiettivo, quindi come tale si può definire metodo. Questo metodo utilizza strategie che attingono all'ambiente, diciamo, delle lettere, oltre che all'ambiente artistico, per promuovere la libertà espressiva all'interno di un contenitore che è il diario visivo. Questa attività espressiva ha la caratteristica di essere inclusiva, di essere molto libera. E di cercare proprio per le sue caratteristiche di arrivare a tutti. Per questa ragione, Diario Visivo attinge, diciamo, ad altre discipline, perché il disegno possa essere, diciamo, compensato, diciamo, dalla scrittura, quindi perché scrittura e disegno lavorino insieme, aiutando le persone ad esprimersi nella maniera più completa, perché noi pensiamo che dove non arriva appunto la scrittura possa arrivare il disegno e viceversa. Diario Visivo nasce parecchi anni fa. Grazie, io sono felice di avere qui oggi proprio Arianna e Elena perché sono le due persone con le quali ho messo insieme questo metodo che è partito come veramente una sfida, un gioco più che una sfida, perché avevamo deciso sostanzialmente noi tre e altri colleghi di incontrarci di pomeriggio per fare della scrittura diaristica. Scrittura diaristica che però sarebbe stata appunto condotta da un insegnante di disegno, quindi non da un insegnante di lettere. E da lì è nato questo percorso in pratica che unisce proprio la scrittura al disegno e che a noi ha fatto tanto bene, cioè noi eravamo state tanto bene, eravamo felici di questo percorso che abbiamo fatto e così abbiamo iniziato a introdurlo nelle nostre classi. Elena è un'insegnante di lettere, quindi a suo modo l'ha declinato con l'insegnamento appunto delle lettere e io l'ho inserito nelle mie classi, declinandolo e accompagnando il percorso, diciamo, di storia dell'arte, di arte che già normalmente facevo.
Allora, non voglio essere troppo prolissa, poi in chiusura vi do alcune indicazioni se alcuni di voi hanno poi voglia di, diciamo, di iscriversi ai nostri corsi e di seguirci. Quello che mi preme adesso dire è che questo appuntamento è registrato, quindi lo potrete rivedere su YouTube. E nello stesso tempo, dicendovi che è registrato, vi chiedo ovviamente la liberatoria sulla registrazione, perché se ci fossero vostri interventi, chiaramente verrebbe registrata la vostra voce, quindi è giusto che voi lo sappiate. Sapete anche che potete eventualmente togliere la telecamera e togliere l'audio, quindi potete anche partecipare a questa nostra lezione in maniera assolutamente passiva, però appunto per chiarezza vi dico che l'appuntamento è registrato, anche perché adesso stiamo partecipando in pochi, non so bene quanti siamo 25, però si erano iscritti al laboratorio quasi 100 persone, quindi come sapete Meet regge fino a 100 persone e abbiamo pensato di registrarlo proprio per poter arrivare a tutti. Allora, vi spiego il mio progetto innanzitutto e prendetelo con le pinze, siate pietose nei miei confronti perché io non sono un'insegnante di scuola primaria, non sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, sono però una mamma e ho cercato di fare un percorso per i bimbi a partire dai 4 anni. Preparandogli quello che io ho chiamato un erbario dei giorni felici. Quindi preparandogli un libretto che ho proprio realizzato fisicamente per ogni bambino, che ci ha condotto attraverso proprio questa esplorazione nel mondo della natura, ma anche e soprattutto nel mondo dei sentimenti e nel mondo della bellezza e della fantasia. E vi voglio spiegare proprio tutto il mio percorso, così potete magari anche capire come funziono un po' io e capire se vi può piacere questo mio modo di lavorare, diciamo. Allora, io ho avuto un'idea di fare questo erbario dei giorni felici partendo da questo libro che molti di voi conosceranno. È un libro che si chiama, si intitola appunto Fiori, è un libro di Hervé Tullet ed è un libro molto, molto particolare perché è un libro a fisarmonica che può essere completamente aperto. Ora chiaramente dentro la telecamera tutto non ci sta, comunque avete capito il concetto. È illustrato, ogni pagina è illustrata su due facciate e mi sembrava un libro molto molto carino da riproporre ai bambini, però perché fosse da loro personalizzato, da loro creato. Cioè, la cosa interessante di questo libro qua era proprio quella, secondo me, di dare la possibilità ai bambini di agire in autonomia, lavorando sulla loro fantasia, attingendo al mondo reale per fare un erbario. Allora, io insegno nella scuola secondaria e so che il grande spauracchio di tutti i bambini è il realismo, cioè il disegnare le cose in maniera verosimile. E io cerco quindi fin dai più piccoli, quando vado a fare i laboratori nelle scuole dell'infanzia, ma anche nelle scuole primarie e via discorrendo, di cercare di affrancare il bambino da questa esigenza di rappresentare in maniera verosimile il mondo. Sia perché, ma questa qua è una cosa mia personale, è un po' anacronistico continuare a appunto avere questa esigenza di rappresentare il mondo in maniera realistica, verosimile, estremamente tecnica, accademica. Secondo me è anacronistico perché appunto abbiamo oggi fior fiore di telecamere continuamente in mano, banalmente sul telefonino. Quindi se io vedo un'immagine che mi piace molto, posso imparare a utilizzare bene un telefonino, bene una macchina fotografica e catturare l'immagine e diventare un artista in quell'ambito.
senza dovermi stressare di ridisegnare il mondo in maniera verosimile. E mi piace quindi moltissimo invece stimolare, cioè proprio provocare la fantasia dei bambini con dei laboratori che partano da qualcosa per arrivare attraverso la trasformazione, quindi attraverso l'applicazione e l'utilizzo della fantasia, per arrivare a qualcos'altro. Allora, perché un erbario e perché un erbario dei giorni felici? Perché secondo me fare questa attività nei primi giorni di scuola può far realizzare ai bambini un libretto in queste ultime giornate d'estate o in queste prime giornate d'autunno che nei giorni d'inverno ci ricorderà il tepore. Di queste ultime giornate, il piacere di poterle passare ancora all'aria aperta, la bellezza degli ultimi fiori. E quindi ho cercato di insegnare ai bambini questa cosa, di far capire proprio ai bambini il valore del raccogliere l'attimo su un libretto e di tenerlo con sé. Proprio per i giorni d'inverno, che sono giorni più corti, che sono giorni che ci consentono meno la vita all'aria aperta e via discorrendo. Ovviamente, quando mi è venuta questa idea partendo dal libro di Hervé Tullet, mi sono poi resa conto che l'idea era legata a un albo illustrato che avevo letto e che possiedo da un po' di tempo, che è un albo che vi consiglio assolutamente di acquistare perché vi darà l'opportunità di fare tanti altri percorsi proprio di accoglienza, che è Album per i giorni di pioggia. In questo bellissimo albo illustrato, che è un albo che si presta a tantissime letture, a tantissimi laboratori diversi, passa proprio questo concetto del raccogliere gli ultimi giorni di sole e di tepore per poterli riassaporare quando appunto le giornate sono più corte e magari il freddo ci fa tremare. Ed è così che nasce l'idea dell'erbario dei giorni felici. Allora, io adesso vi mostro, chiedo a mio marito che mi fa da regista di mostrarvi come ho lavorato, perché io ho realizzato per ogni bambino che partecipava a questo laboratorio, ho realizzato un libretto per ogni bambino. Ho realizzato tre tipi di libretti. Un tipo di libretto per i più piccoli, quindi per i bambini, diciamo indicativamente tra i 4 e i 5 anni. Un secondo tipo di libretto per i bambini di 6, poi 5, 6, 7 anni e un terzo tipo di libretto per i bambini un po' più grandini, dai 7 anni in su, fino ai 9 anni e via discorrendo. Perché tre tipi di libretti? Perché gli stimoli che io ho messo in questo libretto, che sono stimoli visivi, agiranno in diverso modo proprio sui bambini. Come state vedendo, questo qua è il primo libretto e ha dei buchi proprio come quello che ha fatto Tullet. Come ho fatto a realizzarlo? Beh, l'ho realizzato tagliando da un lungo rotolo di carta da pacco 1000 righe delle strisce che poi ho piegato. Questo è il primo tipo. Come vedete, il primo tipo riprende proprio l'idea di Tullet del buco. Ai bambini io cosa ho mostrato? Ho mostrato l'esempio che ho fatto io, lo state vedendo adesso. Questo è quello che io ho fatto da mostrare ai bambini, quindi ha sempre i buchi. In questi libretti ci sono degli stimoli visivi che io ho trasformato elaborandoli in assolutamente maniera fantastica, perché Non nulla è. vedo nulla, scusami. Neanch'io riesco a vedere. Infatti c'è la schermo nero. Allora, aspettate che vediamo se riusciamo. Tutti e due i video non avete visto? No, qui. Allora, vediamo se riuscite a vederli. Io adesso guardo di là perché di là c'è il computer.
Se vedete, me lo dite. Io adesso vedo, si vede. Si vede. Si vede? Sì, adesso sì. Allora, adesso lo dovreste rivedere. Allora, questo qua è il primo libretto, quello per i bimbi più piccoli, diciamo 4-5 anni. È un libro con dei buchi, come il libro di Tullé, e con dei piccoli disegni, diciamo, iniziati che i bambini dovevano completare. Adesso vi faccio vedere quello invece completato che ho fatto vedere ai bambini, perché nei laboratori di diario visivo è molto importante dare quello che una volta si chiamava il buon esempio, no? Cioè fare vedere che anche noi come insegnanti ci siamo calate dentro questo laboratorio e anche noi come insegnanti abbiamo fatto il nostro erbario dei giorni felici. Questo qua è il libretto che ho fatto io. E che ho fatto vedere ai bambini. Allora, quindi un libretto molto semplice, ripeto, l'ho realizzato tagliando delle lunghe strisce di carta da pacco 1000 righe che poi ho ripiegato e ho fatto una fisarmonica di 7 facce, questa fisarmonica a 7 facce, proprio come il libretto di Tullé. Per i bambini più piccoli ho lavorato proprio sull'idea del buco, perché per loro questo buco li costringeva comunque a lavorarci intorno, creando delle forme che potevano essere, diciamo, simili a forme presenti nel mondo naturale. Allora, adesso vi mostro delle immagini perché io alla fine del laboratorio ho poi invitato tutti i bambini a rifare i loro fiori su una lunga striscia di carta. Quindi abbiamo poi ripetuto l'esercizio tutti insieme su una striscia di carta. E qui li vedete in azione che stanno provando appunto a dipingere. Erano proprio alcuni erano piccolini, avevano proprio forse nemmeno 3 anni. Per questo io lo consiglio, secondo me, a partire dai 4. Poi quello lì era un laboratorio aperto, quindi sono venuti bimbini anche più piccoli. Poi ecco, ha preso il sopravvento la possibilità di infilare le mani dentro il colore e si sono scatenati su questo foglio di carta che io avevo sdraiato sul pavimento per permettergli di rifare il fiore che avevano fatto sul libretto, perché l'idea era quella che facessimo anche un grande erbario dei giorni felici che potesse rappresentarci come gruppo. Ma passerei adesso all'altro video, che è quello che invece rappresenta l'erbario, diciamo, per i bambini un po' più grandi. Qui ho, come vedete, fatto dei segni sull'erbario e li ho invitati proprio a completare questi segni. I bambini tra i 5 e i 7 anni mi hanno veramente stupito perché hanno fatto dei lavori bellissimi. E adesso vi faccio vedere l'erbario che io ho mostrato a loro. Questo è quello che ho fatto io per farlo vedere a loro. La bellezza dei bambini è che loro poi comunque non copiano, nel senso che hanno una loro fantasia che, se stimolata, gli consente un'espressione libera, anche libera dalla copiatura di quello che ha fatto l'insegnante. Adesso vi faccio vedere un po' di foto proprio dei momenti del laboratorio e dei lavori che hanno fatto. Questi qui sono bimbi proprio di 5-7 anni. Come vedete, avevano a disposizione pennarelli, tempere, pennelli e direi basta. E il libretto che io ho consegnato a ognuno di loro. Questo laboratorio consente anche una dimensione molto particolare, che è quella della riflessione sul dono, cioè sul fatto che comunque l'insegnante doni a ciascuno di loro qualcosa e quindi che l'insegnante abbia pensato, progettato qualcosa proprio per loro, che è una cosa che li fa sentire importanti, ma li fa sentire anche parte proprio di un gruppo e quindi,
li predispone molto bene al laboratorio e al lavoro. Come potete vedere nelle immagini che confrontano più lavori, hanno poi veramente liberato la loro fantasia, ognuno in maniera molto personale, molto individuale. Quindi è un lavoro che ritengo essere riuscito, ecco. Allora, vi faccio adesso vedere l'ultimo erbario, che è quello che ho fatto invece per i bambini un po' più grandi, i bambini che sanno scrivere. I bambini che sanno scrivere, che sanno leggere, che hanno competenze di tipo differente. E quindi qui li ho un po' provocati perché li ho invitati non solo a completare i disegni che avevo iniziato per loro, ma anche a dare un nome ai fiori che loro disegnavano. Noi sappiamo bene che, come ci insegnano i grandi maestri della pedagogia, nel momento in cui noi diamo un nome alle cose, le cose esistono dentro di noi. Quindi questa dimensione del dare un nome alle cose che avevano appena disegnato è stata una carta che ha dato un valore aggiuntivo, diciamo, al lavoro che loro stavano facendo. E allora, adesso vi mostro appunto il foglietto che ho dato a loro. Come vedete, c'erano queste scritte che loro dovevano completare. Qui era una pagina dove loro dovevano lavorare sull'idea di ingrandimento, quindi c'era un insettino e loro lo dovevano ingrandire. E adesso vi faccio vedere quello che ho fatto io e quello che hanno fatto loro. In altre parole, se vogliamo parlare di attivazione, l'attivazione che io ho utilizzato con loro è stata il mostrare il lavoro che io prima di loro avevo fatto. Chiaramente, quale competenze messe in gioco sono diverse perché c'è, a parte appunto, la fantasia sempre richiamata in gioco proprio per completare i disegni, per colorarli, per inventare, ma poi ci sono anche queste capacità di dare un nome alle cose e anche di ingrandire addirittura un oggetto piccolo immaginando di vederlo attraverso una lente di ingrandimento. Allora, state vedendo le immagini appunto dei lavori che hanno fatto i bimbi. La mia idea quando ho pensato questi laboratori è anche quella poi di collegarli magari con un laboratorio più avanti nel corso dell'anno dove si vada a riprendere in mano questo lavoro fatto proprio sul finire dell'estate o all'inizio dell'autunno per fare poi una riflessione sul cambio della stagione. E via discorrendo, ecco, mi sembra molto, molto interessante anche proprio richiamare il ricordo, lavorare sul ricordo. E, se non ci sono domande, io passerei a questo punto la parola alle mie colleghe che vi illustrano, intanto che vediamo le ultime diapositive, che vi illustrano il laboratorio invece per l'accoglienza che abbiamo pensato proprio per la scuola secondaria, anzi che hanno pensato loro per la scuola secondaria. E presentatevi, che non vi ho Eccoci. presentato. Io sono Elena. Io sono Arianna, collega di Elena e Federica, insegnante di sostegno alla scuola secondaria. E io invece sono la collega di lettere di Federica ed Arianna. Durante appunto il diario visivo, Corso il corso avanzato. avanzato, abbiamo avuto occasione con Arianna per pensare insieme a questo laboratorio su un albo che ci è sempre piaciuto molto, che ci ha sempre appassionato. I cinque malfatti, che è un tema veramente molto adatto all'età che noi ci Sì. troviamo a trattare, perché è un albo che parla, di conoscenza di sé, di sviluppare una consapevolezza di sé,
della propria identità, delle proprie differenze. Questa si sa, è un'età in cui conoscersi, identificarsi, scoprire le proprie differenze, le proprie somiglianze con gli altri, è una croce, una delizia. E purtroppo sono anche età in cui si possono sviluppare alcune dinamiche negative e questo tipo di lavoro, questo tipo di accoglienza invece è volto a far vedere la bellezza della diversità, dell'unicità proprio di ognuno di noi. L'abbiamo, volevo dire una cosa, avevamo in pentola un progetto di accoglienza proprio per la nostra scuola, quindi per accogliere i ragazzini in prima, e avevamo valutato di fare un'attività di conoscenza dell'ambiente, ma anche di se stessi. Non avevamo ancora trovato i libri eventualmente da utilizzare e caso voluto, che Elena avesse questa proposta, questo libro che io non avevo mai letto, devo dire mi ha colpito per il tipo di grafica, per il tipo di storia, eccetera. Quindi, di fronte alla richiesta di elaborare un progetto spendibile, durante il nostro corso di formazione, abbiamo prodotto un progetto che si può utilizzare non solo nel momento dell'accoglienza, ma anche durante l'anno, in una classe prima, in una classe quinta, proprio sulla consapevolezza e la conoscenza. Volendo, può essere anche proprio curvato come progetto di continuità fra i due ordini di scuola. Io non vorrei rovinarvi la lettura di questo albo che vi consiglio di fare in maniera integrale, ma dando qualche piccola anticipazione, cercando anche di incuriosirvi, abbiamo cinque malfatti, cinque personaggi unici. Noi forse con l'occhio dell'adulto subito saremmo tentati di etichettarli come difettosi, invece no, sono solo unici e particolari, che vivono anche un po' inconsapevolmente questa loro unicità, finché a un certo punto, come in tutte le storie, abbiamo il punto di svolta, entra in scena il perfetto, un tipo straordinario che si premura di mettere in luce tutti i loro difetti. E da qui inizia il punto di svolta che non vi voglio ovviamente svelare perché altrimenti poi non sareste più tentati di continuare. Molto bella, molto stimolante e abbiamo pensato di adattarla in questo modo sulle nostre classi. Ovviamente si parte proprio con la lettura, possibilmente in cerchio sarebbe il massimo, dell'albo con i ragazzi. Ovviamente, essendo un albo importante, anche una certa vicinanza Covid permettendo in modo che loro possano gustare sia la parte visiva che ovviamente ascoltare la narrazione. Ma anche la parte grafica può essere apprezzata in questo modo. A questo punto parte una procedura, scusate per quelli che odiano un pochino i termini inglesi, che si chiama thinking talking. Serve proprio per modellare, il docente si presenta come un esempio di lettura esperta e con il suo ragionare ad alta voce. Serve proprio come da una parte modello e dall'altra come scaffalatura che man mano si va a levare per rendere poi i ragazzi autonomi, imparare a leggere in questa maniera più profonda, poi in maniera autonoma. Quindi da una parte il docente ragiona, si pone le domande ad alta voce, dall'altra scatena in questo modo anche un vero e proprio dibattito con i ragazzi, portandoli a ragionare un pochino più in profondità, a fare delle ipotesi su cosa potrà succedere da lì a poco, a fare magari anche connessioni con l'esperienza vissuta, con altre opere che si sono potute godere nel tempo, e perché no, anche delle inferenze su quello che accadrà. È importante lavorare su
opere di questo livello, perché ciò che permette è proprio di arrivare poi alla fine a una negoziazione del significato con i ragazzi, a non averne solo una lettura univoca, che è ciò che rende un po' più triste la vecchia concezione della comprensione del testo e la rende un'esperienza piatta, banale e non sfaccettata come invece è un'autentica esperienza di lettura. Scusa, Tolta. questo diventa un lavoro che dura molto di più rispetto a una lettura sull'antologia, perché il livello di Certo. comprensione si aggancia proprio tanto di più alle caratteristiche del Sì. ragazzino che è chiamato a mettere in gioco anche le proprie peculiarità. Il Quindi proprio essere, sì. è un lavoro che apre un sacco di Certo. altre possibilità. Questo ha come obiettivo non fargli superare le prove invalsi o fargli ottenere un bel voto, ma di trasformarli in lettori per la vita, ovviamente, che è di tutt'altra portata. E a questo punto iniziano le attività un pochino più pratiche. A seconda delle condizioni imposte nelle vostre scuole, si può realizzare sia in maniera individuale che in coppia che in piccolo gruppo. Si può adattare quindi molto bene a seconda delle esigenze. Che cosa prevede infatti a questo punto il nostro laboratorio? Una prima domanda stimolo: quale malfatto ti piace di più? Perché? E a questo punto i ragazzi saranno portati a identificarsi in uno di questi cinque protagonisti e a fare quello che chiamiamo un lampo di scrittura, cioè un 3-5 minuti sono già troppi, considerando che siamo all'inizio della prima media. 3 minuti sono proprio il tempo ideale di scrittura di getto. È importante che loro in questo momento non si sentano giudicati sull'ortografia, sulla bellezza del tratto grafico. No, si tratta proprio di pensare su carta, un termine che mi piace molto. Poi la correzione verrà semmai in un secondo momento, ma in questo momento creativo rovinerebbe e bloccherebbe solo questo flusso. Quindi 3 minuti sul tema in cui i ragazzi proprio provano a buttare giù le loro idee. Poi vi daremo anche un paio di dritte su come coinvolgere quei 2 o 3 refrattari. Normalmente uno c'è in ogni classe, ma con le dritte che vi daremo, veramente tutti quanti, soprattutto a queste età, si troveranno a essere coinvolti. La seconda domanda stimolo è: cosa ti dà più fastidio del perfetto? Perché? In questo caso, ad esempio, con i ragazzi più fragili si può lavorare con le liste, che sono uno strumento di pensiero potentissimo. Magari si può dire: prova a scrivere 3 cose, 5 cose che ti danno fastidio del perfetto. Almeno una in genere riescono a scriverla tutti quanti. Anche quelli che hanno un rapporto più ostico con la scrittura, qualcosa riescono a trovarlo. Eventualmente con classi particolarmente brillanti o con alunni particolarmente brillanti si può proporre anche un potenziamento proprio per lavorare su più livelli possibili, essere inclusivi anche verso le eccellenze, cercando di mettere la pulce nell'orecchio dicendo: ogni tanto a te capita di comportarti da perfetto, comportarvi da perfetto vi sarà più chiaro Dopo quando aver letto il leggerete. libro. Sì, che è tutt'altro che perfetto. Esatto. Chi è che fa il perfetto con te? Queste sono domande un pochino più di alto livello, ma giustamente le classi sono per fortuna molto Infatti. variegate. A questo punto passiamo alla parte proprio Sì, pratica. pratica. Vai. Allora, venendo appunto da queste esperienze di diario visivo, e di tutte le tecniche che Federica ci ha fatto vedere durante i nostri primi incontri, abbiamo realizzato, sia Elena che io, una pagina che è Andrea. riassuntiva Andrea. di tutto il percorso, nel senso che abbiamo Grazie.
messo sulle due pagine del nostro diario visivo tutte le informazioni rispetto a questo lavoro, il titolo dell'opera, l'autrice, la parte che riguarda l'analisi del proprio malfatto, cioè il malfatto che rappresenta di più il ragazzino o noi stessi, e per dare comunque qualche, come si può dire, qualche spiraglio, no? Cioè il malfatto ha dei difetti, ma anche tanti punti di forza, quindi l'indicazione è proprio di trovare i punti di forza. Quindi c'è una parte di analisi sul ragazzino personale, proprio per cercare, sì, d'accordo, le fragilità, i difetti, le cose che non vanno tanto bene, ma anche come questi possono diventare una nostra caratteristica positiva, una nostra cosa positiva. Dall'altra parte, abbiamo fornito un lucido con il ricalco perfetto, esatto dell'immagine originale attraverso come si può dire, l'utilizzo di questo lucido, il disegno viene riportato molto facilmente su un altro foglio e i ragazzini possono poi trasformare il perfetto connotandolo come preferiscono, cioè rimane la struttura, vi faccio vedere anche quello di Elena, la struttura del personaggio com'è in originale e poi per Elena erano i due cent Dei che vale, consigli da quattro soldi, come troviamo in esatto, del italiano. perfetto, per me invece era una grande cacca con mosca perché era veramente antipatico e quindi insomma mi sono studiata anche il piccolo motto che anche il perfetto avrà il suo difetto. Allora, è stato un lavoro divertente ed è un lavoro che anche con i ragazzini funziona, perché io ho visto poi tutto quello che Federica o Elena hanno fatto in questi anni con degli albi illustrati. Rimane comunque un lavoro approfondito che può essere poi spendibile in tanti momenti, anche eventualmente per un colloquio, per un'interrogazione, dovesse capitare, insomma. È stato carino come Sì. Se progetto. voi siete iscritti alla newsletter, passa sempre tutto di lì, nel senso che quando c'è qualche novità la scrivo sempre lì. E, controllate che non finiscano nella spam perché molto spesso le email di diario visivo non so perché finiscono appunto nella spam, soprattutto nelle caselle di posta Gmail. Quindi date magari un'occhiata ogni tanto allo spam. E basta. Se non ci sono altri interventi, io vi saluterei e vi ringrazio per essere state qua con noi e alla prossima. Grazie. Ciao.